Federico Rampini, c'è un clima davvero di, insomma, di guerra potenziale civile, di scontro civile. E un'altra cosa, la questione razziale sicuramente spaventa tanti bianchi, ma manderà tanti invece neri a votare? Bella, la seconda domanda e la prima sono collegate. La seconda è particolarmente affascinante perché la questione razziale viene dipinta, che mi si perdoni il gioco di parole, in bianco e nero, cioè con toni manichei, come se tutto il male fosse da una parte, tutto il bene dall'altra. Siamo entrati in una di quelle fasi dove l'America, in questo caso l'America di sinistra, l'America progressista, vive dei movimenti di autopurificazione che hanno molto più a che vedere con la religione che non con la politica o con la cultura. Cioè nel mondo protestante ci sono stati questi che loro chiamano Great Awakening, i grandi risvegli. Poi nella realtà questo paese per fortuna ha ancora una pancia moderata, di buon senso, molto civile e molto pacifica. Io voglio ricordare un dato che è fondamentale. Biden non sarebbe nemmeno il candidato del Partito Democratico se non fosse stato salvato dopo un inizio disastroso delle primarie in cui sembravano vincere tutti gli altri, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren. È stato salvato dagli afroamericani moderati. Cioè lui si è salvato perché a un certo momento, quando le primarie si sono spostate al sud, è subentrata un ceto medio afroamericano che non ha niente a che vedere con Black Lives Matter, che diffida profondamente di quei giovani ultraradicali che stanno trasformando la storia degli Stati Uniti in un grande romanzo criminale in cui tutti i bianchi andrebbero processati dalla mattina alla sera per il loro passato. Ecco, c'è un ceto medio afroamericano che è quello che ha salvato Biden e Biden lo sa. E Biden pensa che ancora l'America si può governare al centro, in questo caso depotenziando gli animi roventi che ci sono da tutti e due i lati, perché è da 20 anni che in questo paese, sta deteriorandosi in modo preoccupante il dialogo civile, e non si parlano più tanti Federico, democratici e tanti repubblicani tra loro. dammi soltanto una previsione. Biden o Trump, secondo le tue antenne? Togli i sondaggi di mezzo. Biden. Biden. Vincerà Biden. Mario.